Ma bentornati su Fame Chimica. Dato il moderato successo del nostro video sulle 5 cose chimicamente errate in Breaking Bad, ci è venuta spontanea la domanda: ma possiamo ripetere un video del genere con un'altra serie TV? È stato facile farlo con Breaking Bad, che fa della chimica il cuore della serie, per cui abbiamo deciso di provare con una serie TV che con la chimica non ha nulla a che fare. O quasi. Ecco quindi due lezioni di chimica dalla casa di carta. Che voi la chiamiate la casa di carta, la casa del papel o money heist, nelle prime due stagioni l'obiettivo della banda è sempre lo stesso: stampare 1.200 milioni di euro all'interno della zecca di Stato spagnola. Ecco, la stampa del denaro non è un processo così semplice, data la complessità delle banconote, che noi stessi tendiamo a non notare dato che siamo abituati a maneggiarne tutti i giorni. Le banconote sono progettate principalmente per evitare totalmente le contraffazioni. Le prime contraffazioni sono datate centinaia di anni e risalgono addirittura agli Aztechi. Gli Aztechi infatti utilizzavano come valuta chicchi di cacao, i cui baccelli vuoti venivano spesso e volentieri riempiti di argilla da chi cercava di farli passare per originali. Per quanto riguarda le banconote di carta come le conosciamo oggi, la più antica sopravvissuta risale alla Cina del XIV secolo e mostrava su di essa una scritta che, tradotta, recita: il contraffattore deve essere sommariamente decapitato, lasciando quindi pochi dubbi su come la contraffazione era vista anche a quel tempo. Addirittura Isaac Newton nel XVIII secolo spese quasi 30 anni cercando modi per combattere la contraffazione. Negli Stati Uniti invece Benjamin Franklin, il cui faccione si vede sulla banconota da 100 dollari, studiò diversi metodi per contrastare i falsari. Innanzitutto disegnò complessi marchi sulle banconote che erano difficili da replicare, ma la cosa più geniale la fece quando su un taglio di banconote scrisse deliberatamente male la parola Pennsylvania, supponendo che qualunque falsario l'avrebbe scritta correttamente e quindi sarebbe stato definitivamente smascherato. Uno dei fattori che favorì la contraffazione fu però l'invenzione della fotografia. Sempre negli Stati Uniti si stima che ai tempi della guerra civile la metà delle banconote in circolazione fossero contraffatte. Il governo statunitense decise così di cambiare completamente il design delle banconote, che diventarono verdi come sono tutt'oggi. Ma ora torniamo a casa nostra. Per quanto riguarda gli euro, infatti, il materiale di cui è fatta la banconota è la cellulosa, ovvero un polisaccaride che è costituito da un elevato numero di molecole di glucosio, numero che può variare da 300 a 3.000 unità. Ad esempio, la carta è fatta di cellulosa, ma la normale carta che usiamo tutti i giorni non è abbastanza resistente. Il materiale di cui sono fatte le banconote però deve esserlo particolarmente, dato che ognuna verrà piegata e stirata migliaia di volte durante il suo ciclo di vita. Per questo motivo le banconote degli euro sono fatte sì di cellulosa, ma sotto forma di fibre di cotone. Le stesse fibre di cotone che si utilizzano per fare gli abiti che indossiamo, molto più resistenti della normale cellulosa di cui è fatta la carta, appunto. In ogni caso, non tutte le banconote sono fatte al 100% di cotone. Infatti, ad esempio, i dollari americani sono fatti con il 75% di cotone e il 25% di lino, e per questo risultano leggermente più pesanti. Nella lotta senza fine alla contraffazione, però, alcune nazioni hanno abbandonato la carta per passare alla plastica. È infatti il caso dell'Australia, che è stata la prima fra tutte a farlo, ma anche di Canada, Brasile, Messico e Russia. Queste banconote sono più sottili rispetto a quelle di carta e sono fatte di polipropilene. Questo polimero fa sì che le banconote durino di più, infatti si stima che una banconota di plastica abbia una vita circa 2,5 volte più lunga rispetto a una banconota di cotone, e che siano più difficili da contraffare, aumentando il grado di dettaglio degli ologrammi e permettendo di inserire delle finestrelle trasparenti all'interno della banconota stessa. Le banconote in plastica hanno anche un minore impatto ambientale, dato che possono essere facilmente riciclate e riutilizzate, andando a ridurre di circa il 30% l'impatto ambientale della produzione delle banconote. Inoltre, nella lotta alla contraffazione funzionano. Pensate che il Canada ha riportato come dal passaggio alle banconote di plastica l'incidenza della contraffazione sia diminuita di quasi il 75%. Un'altra cosa fondamentale che ritroviamo nelle banconote è l'inchiostro. Infatti gli inchiostri, oltre ad essere altamente stabili, nessuno vuole sporcarsi le dita con l'inchiostro dopo aver preso una banconota in mano, devono avere anche funzionalità che consentano la stampa di elementi di sicurezza come ad esempio la stampa in rilievo, l'impressione microscopica e anche la stampa bicolore, un tipo di stampa che fa sì che il colore cambia a seconda dell'angolazione da cui viene visto. Quest'ultimo fenomeno si ottiene utilizzando i cosiddetti inchiostri otticamente variabili. Vengono prodotti sospendendo minuscole particelle multistrato in tutto l'inchiostro. Ogni strato sottile all'interno di queste stesse particelle riflette la luce in modi diversi.
Bisogna tenere conto che la luce riflessa che raggiunge i nostri occhi è una combinazione di diverse lunghezze d'onda che interferiscono l'una con l'altra in maniera sia costruttiva, ovvero le onde si sovrappongono risultando in un'onda a intensità maggiore, che in maniera distruttiva, dove viceversa si ottiene un'onda a minore intensità. Quando l'angolo a cui la luce colpisce queste particelle cambia, anche le lunghezze d'onda della luce riflessa cambiano. Tentando di contraffare le banconote fotocopiandole, viene prodotto un solo colore e quindi non si è in grado di replicare gli effetti di questo inchiostro. Un'altra importante caratteristica degli euro, ma anche dei dollari, è la fotoluminescenza. Ma che cos'è questa fotoluminescenza? Beh, essa è definita come l'insieme dei processi grazie ai quali determinate sostanze assorbono, sotto l'effetto di una radiazione elettromagnetica incidente, fotoni, riemettendoli in ogni direzione. Per quanto riguarda le banconote, questo significa che se prendiamo una banconota e la mettiamo alla luce ultravioletta, alcuni dettagli stampati si colorano e brillano di luce rossa, verde o blu. La fotoluminescenza comprende anche il fenomeno della fluorescenza, che è la proprietà di assorbire un tipo di radiazione elettromagnetica e di emetterne un'altra. Cerchiamo di spiegare. Quando una luce ultravioletta viene assorbita da un pigmento fluorescente, un elettrone viene eccitato, ossia si sposta a un livello di energia più elevato. Quando l'elettrone ritorna quindi allo stato fondamentale, emette un fotone con un'energia inferiore e una lunghezza d'onda maggiore del fotone che è stato assorbito. La lunghezza d'onda del fotone rilasciato si trova in genere all'interno della porzione di luce visibile dello spettro elettromagnetico, mostrandoci quindi la luce colorata. Questo effetto sulle banconote in euro è dovuto a un elemento chimico chiamato europio. L'europio è un metallo i cui ioni assorbono la luce ultravioletta ed emettono nell'area del rosso, del verde o del blu a seconda degli atomi a cui sono attaccati. Al giorno d'oggi, le tecnologie in mano ai governi per combattere la contraffazione si fanno sempre più astute e complesse. Una tecnica molto nota è quella di provare a scrivere su una banconota con un pennarello, che in caso la banconota sia autentica non la colorerà. Bene, questi pennarelli servono semplicemente per determinare se all'interno della carta della banconota è presente amido. Come abbiamo detto poco fa, le banconote in euro sono fatte al 100% di cotone, mentre quelle in dollari sono fatte al 75% di cotone e al 25% di lino, per cui entrambe non contengono amido. I pennarelli hanno al loro interno ioni triioduro, che reagiscono con l'amido per produrre un colore viola scuro. L'amido è un carboidrato, costituito da due tipi di polisaccaridi, amilosio e amilopectina. Il cambiamento di colore osservato quando una soluzione di iodio reagisce con l'amido è causato da un complesso di trasferimento di carica tra ioni triioduro e amilosio. Un complesso di trasferimento di carica è un'associazione molto debole, molto più debole di un legame covalente, per dirne una, tra due molecole o tra due parti di una stessa grande molecola. In questo test il trioduro funge da accettore di carica, mentre l'amilosio funge da donatore di carica. E questo trasferimento di elettroni fa sì che si sviluppi una macchia di colore viola scuro. Tuttavia, l'utilità di queste penne è limitata. Infatti, l'assenza di un segno nero indica semplicemente l'assenza di amido. Non conferma l'autenticità di una banconota, che potrebbe essere contraffatta in tantissimi altri modi. Torniamo ora a parlare della casa di carta e facciamo un salto temporale alla terza stagione. Passiamo quindi dalla zecca di Stato alla Banca di Spagna. Nel sesto episodio, gli agenti di polizia capitanati da Suarez entrano nella banca per cercare di catturare la banda dopo aver iniettato nei condotti di aerazione alotano. Cerchiamo quindi di capire bene che cos'è e come funziona questo gas. L'alotano, conosciuto commercialmente come fluotano, è un gas anestetico. Il suo nome chimico è 2-bromo-2-cloro-1-1-1-trifluoroetano e viene sintetizzato a partire dal tricloroetilene, che viene fatto reagire con acido fluoridrico in presenza di tricloruro di antimonio a 130 gradi centigradi per formare 2-cloro-1-1-1-trifluoroetano. Quest'ultimo viene quindi fatto reagire con bromo a 450 gradi centigradi per produrre alotano. Venne sintetizzato per la prima volta da Charles Suckling dell'Imperial Chemical Industries nel 1951 a Widnes, in Inghilterra, e fu usato per la prima volta clinicamente a Manchester nel 1956. Divenne popolare come anestetico generale non infiammabile in sostituzione di altri anestetici volatili come tricloroetilene, dietilettere e ciclopropano. L'alotano, attraverso l'interazione coi canali ionici, coi recettori del GABA e della glicina, induce un effetto anestetico andando a deprimere la conduzione nervosa, la respirazione e la contrattilità cardiaca, cioè la capacità intrinseca di sviluppare tensione in base al numero e alla velocità delle interazioni actina-miosina, due proteine responsabili della contrazione muscolare. L'alotano è un anestetico quindi per inalazione, che viene utilizzato per indurre e per mantenere l'anestesia generale. Riduce la pressione sanguigna e spesso diminuisce la frequenza cardiaca e deprime la respirazione. Inoltre induce il rilassamento muscolare e riduce la sensibilità al dolore, alterando l'eccitabilità dei tessuti.
Molto bene, eccoci alla fine di un altro video qui su Fame Chimica, un altro video sulle serie TV che sembra molto interessante, almeno a noi piace molto studiarli e molto farli, per cui fateci sapere se vi piace. Come sempre trovate in descrizione tutte le fonti che abbiamo utilizzato per la realizzazione di entrambe le parti di questo video, quindi stampa delle banconote e a Lotano, e vi aspettiamo come sempre qui al prossimo episodio su Fame Chimica. Ciao!